Rieccoci qui in questa terza puntata della Covid Cafe. Intanto è notte, facciamoci un sonnellino. Vi avevo promesso di attaccare il microfono, ma non l'ho attaccato, come al solito. Sono pigro, lo sapete. Allora, vediamo un po' di combinare qualcosa in questa puntata. Questa puntata la voglio dedicare. Tipo, c'è per una spada che viene uscita fuori, non si sa mai. Questa brutta gente. Avete visto l'altra volta, l'hanno ammazzata in casa. E dicevo, vediamo questa puntata di combinare qualcosa. Diamoci un obiettivo per questa puntata. Quale obiettivo ci vogliamo dare? Abbellire la casa? No. Diamoci l'obiettivo di andare a esplorare un attimo quella zona. E andiamo a pescare. Mettiamo un attimo il ragno. Così il ragno bisogna. Porta che non c'è. Va bene. Andiamo in questa zona, andiamo a vedere che cosa c'è. Andiamo a cercare di riuscire a trovare qualcosa di carino da fare. Magari troviamo qualche caso di villager che non troveremo mai. Però abbiamo trovato questo, che è interessantissimo. Sembra che riesca a prendere. Poi sa, queste tutte. Facciamo un po' di canne. Cioè, non prendere. Cioè, non è che ci facciamo le canne. Un po' di canne, cioè nel senso che. Le canne. Allora, vediamo un po'. Ottimo, ossa. Le ossa si utilizzano proprio i cani? Voi che sapete, voi che siete esperti. Vabbè. Che ci sta qua sotto? No, sono cagionevoli di salute, è meglio che non ci vado. Allora. Tutto deserto in questa direzione. La casa mia era in questa direzione, vero? È vero? Porca quella troica. Dovevo mettere un coso per riuscirmi a orientare qua. Mucche. Sì, signora mucca. Mi può dare un po' di latte? Ah, no, è vero, mi ero dimenticato. Vabbè, mi sono fatto un bicchiere di gatto a vuoto. Ok. Ritorniamo alla casina bella. Cerchiamo di ritornare a casa, che mi sono già dimenticato dove cacchio abito. Ok. Stava per diventare la missione dove io trovavo, mi perdevo e non trovavo più la casa. Meglio che cerco dei punti qui fuori, così. Ah, quasi quasi mi faccio un fuoco da campo. Sì, mi faccio un fuoco da campo. Allora, vediamo un po'. Vediamo un po' in questa direzione che c'è. C'è proprio, c'è il taglionetto. Il deserto. Che ci faccio con questi? Noi mettiamo lo stesso. Vediamo un po' che ci sta qua. Oppla, 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 oppla. Carne di zombie. Non c'è assolutamente. Nulla di qua, nulla di qua. Vabbè, cerchiamo di fare quello che avevo pensato di fare all'inizio, ovvero di costruire una bella canna da pesca. Nel frattempo troviamo ossa, amo le ossa. Cioè, non è che amo le ossa, sono vegetariano, dico. Però facciamo la polvere d'ossa, che facciamo crescere qualche pianta, così cerchiamo di non morire di fame. Eccoci a casina. Faccio una bella canna. Dicevo, cerchiamo di non morire di fame e cerchiamo anche di non suicidarci cadendo. Okay. Devo fare che faccio qui, che mi chiudono la porta in automatico. Allora, facciamo un po' di farina rossa. Abbiamo tanta farina rossa, possiamo fare. Ok, andiamo fuori.
Andiamoci a fare un po' di agricoltura biologica. Qui va pure, eh? Ecco. Ripiantiamo tutto. Rifacciamo un po' di coltivazione. Vediamo dove stava l'acqua. Così ci facciamo la coltivazione della canna, dello zucchero. Dove stava? Stava qua. Eccola qua. Ci prendiamo le nostre canne. Iniziamo a fare un po' di coltivazione qui. Da qua, giustamente non costruisco niente qua sotto. Passiamo un po' di da lì. Ma sì, ci facciamo un po' di roba. Torniamo a casina. Allora, facciamo innanzitutto questo pressure plate. Così prendiamo legno qui. Facciamo. Vediamo se possiamo già fare la canna da pesca, che non mi ricordo mai. No, ce ne vogliono due. Va bene. Facciamo le pedane. Pedana a pressione 1, sono così, quindi facciamo 1, 2 e 3, così evitiamo di fare come l'altra volta di morire malamente. Funziona, chiuditi, sesamo. Ok. Facciamoci qualche panino, o meglio un panino, perché visto che non ci abbiamo praticamente niente. Qui abbiamo del grano qua, no, questo uovo lo mettiamo qua. Che possiamo fare con le uova e il latte? Non mi ricordo più. Freccia freccia mettiamo qua dentro, mangiamoci sto panino. Ok, andiamo a vedere lì. Qua non cresce niente. Zona di merda proprio. Zona di merda. Devo trovare un altro ragno da ammazzare stanotte. Stanotte o se riusciamo prima. Ok. Questo qua, se mi faccio l'acciaio così tocco un po' di roba. Allora. Piantiamo il nostro alberello nel punto dove magari stava questo. Allora, abbiamo capito che qua l'unica cosa che cresce sono gli alberi. Ce lo mettiamo qua, no? Vediamo chi fa prima crescere. Tutti storti stiamo, tutti storti. Andiamo in miniera? Andiamo un po' in miniera? Quanti picconi c'ho adesso? Un solo piccone. Andiamo in miniera, sì, così moriamo male subito, eh. Vabbè, il panino ce lo siamo fatti. Vediamo scendendo giù se troviamo qualche ragno, ma non credo. Tanto dungeon non li troviamo. Vediamo un po'. Oh. Mettiamo un punto luce perché se non ci vediamo niente. E iniziamo a scavare come fa il mio nipote. Cioè, scava, scava, scava in una sola direzione. Vediamo un po'. Vediamo un po'. Qua moriremo male. Moriremo male, già lo so. Ecco, abbiamo trovato quello che cercavamo. Però ma come ci scendo qua senza morire? Ci muoio male qua. Ci muoio male. Ecco, abbiamo sapere. Luce. Luce. Carbone.
carbone, 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 carbone. Ho detto già che c'è del carbone qua. Vediamo un po'. Vediamo un po'. Prendiamo questo carbone qui, prendiamo questo altro carbone qua, prendiamo questo qua, prendiamo qua. Trovi una scorpacciata di carbone. Va bene. Quasi quasi mi faccio anche una. Metallo! Questo merita. No, 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 no! Pareva, oh! Ti pareva! Ti pareva, cazzo di brutta! Finirò male. Finirò male. Prendo il metallo, mi sto ammazzando. Letteralmente. Mi perdi in merda! Dove cazzo è uscito? Dove cacchio è uscito? È uscito il creeper. Madonna mia, qua ci muoio. Meglio che me ne salgo sopra. Saliamoci sopra. Ce l'ho la terra. Ce l'ho la terra. Allora, mettiamoci un punto luce qui, così ci ricordiamo che dobbiamo andare in questa direzione. Sono pipistrelle. Allora, devo salire da qui. Magari dopo. Scusate, magari dopo mi faccio. Mi nipote. Delle belle scale a fiori. Ok. Oh. Porca di cosa che era. Ok. Ok. Usciamo fuori subito, qua se no ci muoio. Qua ci muoio male. Ci muoio male. Ci muoio male. E ti pareva che dovesse anche notte. Porca di quel clero. Dove cacchio si sale qua? Ma quanti gramo c'è? Perché sono tutto stanco? Gramo, gramo. Mi faccio un panino. Mi faccio un panino. Non venite sul mostro di prima. Ok, perfetto. Posso farmi. Oh, vedi quanto è bello quando si chiude in automatico la porta, porca. Quindi poi andiamoci a dormire, va. Vediamo un po' se riusciamo a svegliarci. Sani e salvi. Ce l'abbiamo fatto. Due. Ma al solito solo compagnia mi posso fare. Mangiamoci sto panino, eh? Non vedo niente. Io devo trovare un modo per riuscire a incrementare la produzione agricola. O se no devo iniziare a mangiare. Devo iniziare a mangiare l'uovo. Riproduciti. Ci sta un compagno, una compagna? Sì, ho capito. Qua non cresce niente. Perché mi devo grattugiare ogni volta che ginocchio? Allora, diciamo, qua non cresce niente. Quindi o cambio posto per la coltivazione, che potrebbe anche essere una scelta saggia. O se no, niente. Devo aumentare il rapporto idrico. Beviamo questo latte. Sprechiamo questo latte. E ci facciamo. Vabbè, innanzitutto qua sappiamo 1, 2 e 3. E prendiamo 1, 2 e 3. 1, 2 e 3. Aumentiamo un attimo il terreno. 1, 2, 3. Sì, signora. Sì, ho capito. Ho capito che cosa vuole, però. Sì,
Non mi guardare così per Madonna. Tiè, sono un altro. Basta. Te lo mangia pure. Ok. Ti puoi togliere, ovviamente. Grazie. Non era così ideale mettersi la coltivazione davanti alla porta. Però. Andiamo a prendere un po' d'acqua. Che stava da qua. Senza grattugiarci le ginocchia questa volta. Poca vita qui. Pochissima vita sociale. Manco queste tu. Manco queste, vedi? Manco queste, sì. Si riesce a coltivare. Punto di merda. Punto di merda. Andiamo, andiamo, andiamo a coltivare. Ok, un altro panino ce lo possiamo fare. Ok. Meglio che ci andiamo a fare subito il panino, così ci mettiamo in forza. 2 e 3. Paninazzo. Facciamoci sto paninazzo. Equipaggiamoci con qualche piccone. Ah no, questo mettiamo subito a sciogliere questo. Che ci faccio con la selce? Con la selce non so che ci fa. Allora, questi mettiamo qui. Sabbia, la mettiamo qua. Questo non ci serve per adesso perché abbiamo i bastoncini. La selce la mettiamo qui. Il secchio lo rimettiamo a posto. Questa la mettiamo a posto. La terra serve sempre, però siamo, facciamo così. Qua secchio la terra. Ah, perché se è terra buia, questa è terra normale. Non è che la terra di merda che sto utilizzando. Questo ce la piantiamo fuori. Questo, il granito, lo mettiamo con l'altro granito. L'occhio lo lasciamo qua. Ok. Facciamoci adesso dei bei picconi. Facciamoci tre picconi, no? Uno, due e tre. E faccioci poi il quarto, meglio abbondare. La spada sta messa ancora bene. Facciamoci le torce. Investiamo tutto in torce, ma sì, dai. Questo lo mettiamo qui, così conserviamo. 4 ingotti di qua, 7 di qua, che dice, ci iniziamo a fare un po' d'armatura? O facciamo qualche altra cosa? Che possiamo fare di utile? Il calderone non ci serve adesso. Sì, facciamoci un po' d'armatura. Facciamoci questo. E abbiamo finito già. Porca di quel tiro. Ho investito malissimo. Ho investito malissimo. Va bene. Meglio di niente. Andiamo, andiamo. Andiamo ad ammazzare. Questo non riesce più niente qua. Ci ho menato la sentenza. Ah, devo piantare questo. Dove li pianto? Li piantiamo qua. Dove si piantano i cactus? Scusa. Non si potevano piantare i cactus? Che ci possiamo fare con i cactus? Un cactus. Non ci possiamo fare proprio un cactus con i cactus.
Ma che servono i cactus? Vabbè, non mi ricordo più che servono i cactus. Poi mi ricordo che si potevano piantare. Non è che devo. È sempre sta terra bruga del cacchio. Vedete che adesso si pianta il cactus? No. Ah, si pianta solo sulla sabbia. Vediamo. Ma io sono ignorante in una maniera assurda per questo gioco. Quanta roba questa cosa da esplorare. Servirebbe pure dei funghi se riesco a trovare. Almeno mi faccio una cosa con i funghi. Oggi ho mangiato i funghi. Ci coccoli con i funghi. Perché sto riuscendo a sentire adesso con il sapore. Che non è più, come no. Ah! Oh! Mi sono auto ucciso. Affanculo. Ok, si piantano solo sulla sabbia. Si piantano solo sulla sabbia. Perfetto. Quindi dovevi farmi delle cose e poi dovevi mettere. Perché? Scendiamo? Saliamo adesso, scendiamo qui. Andiamo qua giù e usciamo da qua. Facciamo caso. Porca di quella troppa. Lo sapevo che ho fatto il damage. No, rimettiamo la terra. Stavo cagando tutto. Andiamo qua un attimo, vediamo se riusciamo a trovare qualche fungo, qualche cosa. Mira! Come lo piglio il mira? No, è cacao questo. Giusto, questo è cacao. Ci faccio la torta? Ci faccio la torta. Che come si utilizza il cacao? Cacao, meraviglia. Che meraviglia sto cacao. È pieno di cacao qua. Stanno in cioccolatiera. Vediamo un po'. Che faccio? Lo ammazzo, non mi serve niente. Chi l'ha fatta sta cosa? Fatta io? No. Ok. Ecco, questo sarebbe utile riuscire a trasformare questa zona in una zona coltivabile. Assolutamente. Tanto umidità. Tanto bella. Molto bello. E io mi sono un'altra volta perso. Cioè il senso dell'orientamento di una cianocrocano è così. Casa mia qua. Andiamo a dormire. Sta puntata non sta portando avanti niente proprio. Dovrebbe essere la puntata di riesco a mettermi in forza. E invece sto. Sto morendo ogni 2 secondi di fame. Di morte sono giunto. Che possiamo fare con questo? Cacao. Ah, colorante marrone. E no, che faccio? Spreco il cacao per sempre. No. Non esiste proprio. Andiamo a vedere se è cresciuto qualche altra piantina. Ma voglio provare a mettere un po' di terra buona qua. Non è che se metto la terra buona. Esce qualcosa? Visto che non è terra brulla. Terra citrulla. Vedi come cresce meglio? Cioè, nel senso, sembra che... Sembra più umano, sembra. Riusciremo in questa puntata ad arrivare al 100% di energia. La puntata sta diventando una puntata inutile.
perché non riesco a fare assolutamente niente. Esploriamo, potenziamo casa. Che dobbiamo fare? Cubo di amuleti. Sì. Allora, direi di interrompere qui questa puntata, che è durata anche abbastanza, e di studiare un piano per la prossima puntata. Magari vediamo di abbellire un poco casina e di renderla più visibile, perché ogni volta mi perdo. O sbanco tutte queste montagne qua, o faccio un campfire, non lo so, vediamo un po'. Lunga vita e prosperità a tutti quanti. Ciao ciao.